ciao ragazzi, e non vi dimenticate di lasciare un bel pollice in su per questo video. Buona visione! Battaglia a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Outlast 2. Benissimo ragazzi, allora, la volta scorsa eravamo arrivati esattamente qui, in questa casetta, e c'era stato rivelato che possiamo utilizzare microfono per ascoltare oltre le pareti e quindi magari, insomma, vedere se fuori c'è qualcuno. A quanto pare qua fuori c'è sicuramente qualcuno, ragazzi. Se la sta cantando alla grande. Va bene, allora io direi di aprire. Piano piano volevo aprire. E chi c'è? C'è qualcuno di qua? Ragazzi, salve. No, non mi sembra molto amichevole, sinceramente, ragazzi. Premi B per nasconderti tra le piante di media altezza. Ok, perfetto. Quindi possiamo nasconderci attraverso le piante. Tra le piante, non attraverso. Ed evitare così di essere visti, almeno così credo. Questo mi vede sì o sì, cioè. Non è con molta scelta, però vabbè. Vediamo qua che cosa abbiamo, ragazzi. Io sento voci. Dovunque, Gesù! Sto passando proprio qua! Minchia! Adesso sì che sto nella merda. Faccia finta che io non esisto, buon uomo, ok? Io non so manco dove devo andare. Se devo andare di là o devo andare di qua. Ce n'è un altro là sotto, ragazzi. C'è, che meraviglia! È pieno di gente qua intorno. Io, cioè, tra un po' finisco pure la batteria. Quindi bellissima notizia, vero? Senza la batteria, senza gli infrarossi, qua la visione notturna è assolutamente impossibile. Non so manco se sto andando bene, se sto andando male, sinceramente. Penso di avergli girato intorno, sperando che non ce ne sia un altro qui in giro. Ehi. Oh shit, man! Sono rimasti tutti accecati a quanto pare, ragazzi. C'è qualcosa qui. Ah, una batteria, che bellezza. Era quello che volevo trovare. Fatto sta che approfittiamo e andiamocene. Cioè comunque c'è stata una luce divina pazzesca. Questo cos'è? Mia amata, ti prego di essere forte per quanto possibile. Durante la messa, Papa dice sempre che Dio ci ricorda i nostri peccati in sogno e che dobbiamo conviverci se vogliamo vivere in pace con Dio. Se le visioni si fanno più minacciose e i sogni si presentano nelle ore di veglia, allora le tribolazioni e le sofferenze sono vicine. Ma sappiamo che il paradiso ci attende dall'altra parte. Dio ci ama e non esige mai più di quanto possiamo offrirgli. Tuo per sempre, Filippo. Sta per finire, ragazzi, la visione notturna molto presto. Finirà? Chi è che sta parlando? Chi? Chi? Quale donna? Che? Oh no! Io non so manco cosa sta inquadrando effettivamente. Il bavaglio. No, no, lasciatela in pace. Di che stiamo parlando? A quanto pare è possibile, sei in mezzo al nulla. Lin! Oddio mio. Lin! Ti salverò! Ti salverò io, stai tranquilla. Fatto sta che qua c'è filo spinato ovunque. Non passiamo manco se ci ammazziamo. Ah, passiamo qua? Sì! Posso passare qua in mezzo? Chi c'è? Chi c'è lì? C'è qualcuno qui? Tranne quest'altoparlante da cui escono voci, che non capisco cosa diavolo vogliano dalla nostra vita. Oh! Bello! Che dite? Attraversiamo le porte dell'inferno verso la luce? Ma intanto direi di ricaricare. Ok. E possiamo aprire? Ah, ste porte no, non le apriamo, manco per cacchio. Ehi, c'è qualcuno qui? Ok, sembrerebbe di no. Cosa dice sto foglio? La vagina dell'inferno era prossima a spalancarsi e lo stridore delle lame delle levatrici risuonava nella notte. Bla 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 bla. Interessante, guarda. Sblocca la serratura. Bello. Ah, devo aprirla all'indietro la porta. Bello, ancora di più mi piace, guarda. Non vedevo l'ora. Apri sta cacchio le porta prima che mi girano. Ehi. Oddio, ragazzi, io non so, cioè, se devo andare pure da quest'altra porta. Non lo so. Ah, questa è chiusa proprio. D'accordo, allora vorrà dire che andrò qua sotto, eh. Ci vado io, senza farmi troppi problemi. Ehi.
Una scopa, eravate di pulizie, scusate se ci sto a passare sopra. Oh! Amico, non mi sembra tu sia tanto a posto. Ehi! Ma che bello! Guarda! Ragazzi, non mi sembra una condizione molto normale quella in cui vi ritrovate. Ma proprio per niente. Se io mi calo là sotto, davvero volete che io mi cali là sotto? Vabbè, io me ce butto, Niente scherzi tu. Vediamo che dice sto coso. Paul, so che Papa Knot ti dà ascolto, quindi ti chiedo di riferirgli una cosa che spero non sia grave come temo. Stamani, prima dell'alba, il leader dei suoi diaconi, Val, mi ha fatto una proposta molto ambigua. Dal suo atteggiamento ho intuito che si trattava di un'offerta segreta di natura sessuale. Ciao. Poiché conosco Val e la sua reputazione, mi sono spaventata e non ho accettato il suo invito. Val si è rifiutato di fornire ulteriori spiegazioni e mi ha detto che ci sono luoghi nei nostri cuori inaccessibili anche a Papa Knot. Anche se, a essere sinceri, mi sembrava più interessato ad altre parti del mio corpo. Ci siamo capiti. Ho detto a Val che volevo pensarci su e gli ho chiesto di tornare questa sera. In verità, spero che Knot possa inviare degli uomini di sal di principio a verificare il segreto se si tratta di blasfemia e tradimento per porvi fine prima che sia troppo tardi. Confido nell'aiuto di Papa perché sono molto spaventata. Qua c'è questioni religiose, questioni sessuali. Sì che siamo a posto, Ok, qua c'è una chiave. La chiave di chi? Guarda, ce l'ho pure in mano, così pronta per essere usata. Ok, non so se è la chiave dell'altra porta a sto punto. Shit. Non è questa la chiave. La chiave prigione di chi? Scusate, no. Cioè, devo aprire la cella a qualcuno, ma seriamente mi è stata di. Se la chiave funziona qui da qualche parte. Forse devo passare qua sotto. Ah! La puta che te pario, hijo de mil puta, vedi la merda. Ok, cioè, avrei dovuto aspettarmelo in parte, però cioè non si è mai troppo pronti per queste cose, ragazzi, mai. E la foto di sto tipo è dovunque. Che ce fate con sti cosi? Che ce fate con sti strumenti, ragazzi? Che non è bene, non è bene. Comunque non so se c'ho, ecco, non so se c'ho dell'altra batteria. Sinceramente, fammi vedere. Ne ho un'altra, ragazzi. Ehi, c'è qualcuno qui? C'è qualche strumento che posso portare via con me? Tipo una batteria bellissima? Peccato, sembrerebbe proprio di no. Sono dall'altra parte forse di quell'altra porta, ragazzi. Per cui vediamo un attimino dove arriviamo. Puoi nasconderti entrando in un armadio. Perché dovrei nascondermi in un armadio in questo momento? E si può addirittura sbirciare, ragazzi, Quindi nasconderti sotto i letti e sbirciare dagli armadi. Ah, è la continuazione di quello che abbiamo letto prima. Vabbè. Ok, qua c'è un chiavistello, io direi di sbloccare la serratura e di aprirla molto lentamente. Ok. Oh oh, è lì? Lì! Oddio mio. Qui dentro c'è qualcuno che sta facendo qualcosa. È chiusa pure questa chiave. Ma che cacchio. No, che colpi. Lin! Lin! Aspettami, oh! Lin! Scendi, esci. Esci, molla la presa. Oddio. Lin! Eccomi. Sono qui. Oh god, Blake. Sì! No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Oh oh, direi di sì, di correre. Attenzione a non ammazzarci. Tu attenta dove metti i piedi, perché non mi fido di niente in questo gioco. Non lo sa. Appunto, cioè, non so se ti sei accorto di qualche orrore qua intorno. Vabbè, andiamo comunque. Mi sta tirando via per mano, ragazzi, Minchia, in mezzo al buio della notte, cioè. Che? Cos'è che non va? Something's wrong. Merda. Oddio, resisti, te prego, Resisti lì. I need Oh, mannaggia. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? Devo tenerla accesa per forza. When you fell, I thought we were all dead. Eppure io lo pensavo, poi non ho trovato il tuo cadavere. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Ma perché? Perché non se ne può mai parlare subito? Please don't ask me. They're coming! Lo so! Me ne sto rendendo conto, per cui muriamoci! Dai, Oddio, le hanno fatto qualcosa di brutto, ragazzi, Che immondo fardello? Di che stai parlando? Ma come? Sei incinta! They're all fucking insane!
Sta dicendo che ti ha esaminata! Ma di che cacchio? Perché non adesso? Uccideteli, Va bene, però stiamo camminando abbastanza lentamente, direi, no? No! Fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. No! Sono senza occhiali, poi tra l'altro. Lynn! Che le fanno? Oddio, cos'era? Oddio, cos'è quel coso? Lynn! Oddio, che sta succedendo? Cos'è? Non ti avvicinare! Non like I do. Che cacchio fai? Dai, ma che roba! Yes, my love. We have mother. I think I'll see you again. Spero di no! Oddio, ragazzi, non ci staccavi niente! Dov'è? Via! Tu puta madre! Che cacchio è successo? Oh, shit! Lynn! Mettiti gli occhiali, per favore, che non ci vediamo una cippa! Lynn, qui! Jesus God! Dov'è? Dove sono? E chi lo sa? Heretics. They called Lynn mother. Madre, sì, infatti. It's not just a cult. È qualcosa di... Non lo so, ed eretici, sì, è qualcos'altro, infatti. Minchia, non ci ho capito una cippa. Comunque Lynn l'hanno ricatturata, ragazzi, Vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare. Può nasconderti sott'acqua covacciandoti, addirittura. Ok, perché lì ce n'è uno, a quanto pare. E non penso che vogliamo incontrarlo, no? Vediamo un attimo che cosa possiamo fare, ragazzi. Da dove possiamo salire? Oh, Gesù, restiamo un attimo qua dietro. Ok, vediamo un po' se possiamo salire da qua, senza che magari ci scopra. No, sperando che non ci scoprano. Dimmi che è aperta. Ok. Chiudila. Chiudiamo un attimo a chiave. Allora, vediamo un attimo di aprire qua e di uscire da questa parte. Magari possiamo passare qua dietro. Perfetto. E vedere di non farci scoprire. Che non ci terrei proprio a farmi inseguire. Io odio gli inseguimenti, ragazzi. Dovete sapere questa cosa. Io odio con tutta me stessa gli inseguimenti. Ecco, sta per finirmi la batteria, ragazzi, pure, Oh, minchia, ce n'è uno proprio qua fuori. Che culo, E tu che ci fai qui? Cioè, non possiamo... Che c'è? Possiamo far niente contro... Merda! Corri, cacchio! Non possiamo far niente contro sta gente! Aiuto! Oddio! Entra! Chiudi! Che cacchio di nuovo? Perché sono qui? Oh, sinceramente non so risponderti, amico. Oh, c'è qualcosa scritto da Jessica sulla lavagna. Vediamo un po' cosa dice. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do.
I'm so so sorry, Jessica. Ok. Si è appena registrato. A quanto pare no, non si vede la registrazione. Ah, cos'è questa? Una foto. Jessica. Ah, quello sono io. Chissà. Carino, si è fermato, fermi tutti. Oh, fuck. I'm a fourth grade. Here, I thought this couldn't get worse. Tornare a scuola è dura, amico, Lo so, ti capisco. Dabbe! Stai venendo qui per me? O te devo venire incontro? Che te ne pare? Vediamo che cosa succede! Prenderò per buona. No, queste cose non mi piacciono. Se si allungano i corridoi non è mai bello, Io direi di andare all'uscita perché non mi interessa altro. Voglio uscire da qui. Dannazione. Ah, c'è pure una bella nevicata. Niente, vedo. Mezza la tormenta. Sto andando alla cieca, ragazzi. Intanto la batteria cala. Intanto come cala la batteria. Ah, seguiamo la scia. Seguiamo la scia di sangue. Interessante. Azzo. Benissimo. Oh mio Dio. Ah, mi sa che hai sbattuto la testa? Potente, amico. Riprenditi un attimo perché... Che bel cielo stellato, bravissimo. Rimettiti gli occhiali perché so... Oh! You're him, ain't you? The outsider. No, they killed you, didn't they? Sono ancora vivo, di regola. Mi vedi, mi sto muovendo. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Davvero vuoi aiutarmi? Who are you? My name's Ethan. Ethan, è proprio un nome, ragazzi, da videogame. And which side are you on? Esatto, interesserebbe saperlo. Unborn. Seen too much to keep the faith. Perché non vedo niente? But you're not one of those other ones. Oh, Gesù. The heretics. Ah, Madonna. My wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with nah. Pressed himself on my Annalie. And she not but 15. I'm sorry. Bellissimo, guarda. My grandson, baby he put in her, was might the antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. A quanto pare lo fa con tutti, amico. Lo sta facendo anche con mia moglie. Mi dispiace davvero, proprio. È orrendo quello che fanno qui, che fa questo cosiddetto Papa Knot. Insomma, a quanto pare lo fa con tutte le donne cui si trova di fronte, Questa è casa tua? Che bel cantuccio, accogliente, pure un bel palo fuori casa. Ok, amico. I gave a chance to run, spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Commissioner, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Aspetta, si sta riferendo alla ragazza che di regola dicono sia stata assassinata quando era incinta. Oh, Gesù! Aia, c'è qualcosa per curare. Non sto bene, no, ci vedo doppio. Ah, davvero. Va bene, guarda, diciamo di sì, A questo punto non so più di chi fidarmi. It's alright. You just relax here, I'll keep you safe. Ethan's gonna treat you right. Bene, perché parli in terza persona? Non mi fido tanto delle persone che parlano in terza persona. Come faccio a dormire, cioè, in una situazione del genere? Per me è inconcepibile. Please, Blake. Where are you? I'm scared. No. He's coming. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and her of me. Not questions even now, other heretics at chapel. God will guide. I ain't a heretic. Oh, God! You sin when you deny the prophet your daughter. You sin since to deny. Grace! Please just let me talk to now. Non parli male di me, Gugu. No, the outsider is. His seed begat the enemy. God.
God and the prophet both want. Just let me talk to Noth. I can explain. God, go here, dead man. Be still. Take your penance. Loves you. God loves you. Bene, non ho spiccicato parola, ragazzi, perché, cioè, porca miseria, il primo ed unico che mi vuole aiutare, mi aiuta, mi nasconde. Ovviamente doveva essere ucciso malamente, ragazzi. Purtroppo chi aiuta le persone in pericolo è... ci ha rimesso la vita, poraccio, minchia, dopo aver vissuto un inferno. Woman or whatever she is, beat him to death. Cioè, something about finding Lynn, something about a chapel. Sì, cioè, ce ne siamo accorti anche senza che tu riprendessi questa scena. Cara la mia donna della mia cippa, ti odio, cioè, io spero che tu prima o poi farai una pessima fine, perché, cioè, agite in nome di Dio, ma questa cosa mi puzza tantissimo, tanto. Vediamo un po' cosa c'è qui. Batteria, per fortuna, ragazzi, qua è chiuso. Torniamo un attimo indietro, vediamo che cosa possiamo trovare. Ah, salve, buon uomo. Ha fatto anche lei una brutta fine, scusi, ma mi prendo la sua batteria, non me ne voglia. Fatto sta che qua la batteria già scarseggia. Hanno fatto, ragazzi, così dannatamente corte ste batterie. Ok, procederò in mezzo all'acqua allora da questa parte. Salve, signore? Sta parlando da solo. Un uomo? Ah no, non è un uomo, è una lanterna. Allora, che è successo? Chi si ha fatto la scivolata da gran campione? Non capisco. Allora, aspettate un attimo, vediamo qua cosa c'è. Qua c'è una porta chiusa. Mi sembra proprio di sì. Immagino di dover andare di qua, quindi. Piano. Là. Ok. Christ. Cos'è? Bene. Bene, vediamo cosa dice. They flayed them, nailed them to wood. She was just a kid. Ah, direi di avvicinarci e guardare un attimino. Oddio. Come cacchio li hanno conciati, ragazzi? Ah. Cioè, ci sono. Ah! Cioè, mezzi campi di grano no, non potete chiedermelo. Bene. Perché mi hanno ricordato che posso usare il microfono? Oh, sta arrivando? Che c'è? Che c'è? Oh, fuck me. Those fuckers are God. Shall fall. Their infants dashed to pieces all. Their women with child shall be ripped up. Queste considerazioni non puoi fare senza che io apra la telecamera. Ah! Smell of what she burned like coal smoke in Frankenstein. Vabbè, e qua non posso passare, ragazzi. Per cui adesso sì che sono nella cosiddetta. Dove vado? Dove vado? Posso passare sotto? No, non posso. Bene. Vediamo un po' dove minchia devo andare, perché, cioè, io non vedo vie d'accesso qui nei campi laterali. Sarebbe meraviglioso se ci fossero effettivamente. Ecco, qua c'è un buco. Qua c'è un buco, l'ho appena detto, per fortuna. Passiamo qua in mezzo. Ah, bello. Salve, buon uomo. Ecco qua. Mi ha beccato, corri! Dove vado? Cos'è? No, dentro l'acqua putrida te ci metti te. Va bene, ragazzi. Oddio, ho paurissima. Oh, shit, man. Oddio. Io vado. Cosa c'è qua? Batteria e benda. Prendila. Ah, no! Merda. Ecco qua. Non vedo dove vado. Salta! Ciao! Addio! Ok, ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita, per cui direi di approfittarne e... Ah! Che vuoi da me? Vabbè, allora, ragazzi.
ragazzi, direi di approfittare di fermare qui il video. Dio, stanno arrivando comunque. Vediamo un po' cosa succede la prossima volta, ragazzi. Questo video termina qui. Vi ricordo che potete utilizzare il mio codice per avere uno sconto sull'acquisto dei videogiochi su Digital24. Lo trovate il link in descrizione. Come trovate in descrizione il link per le donazioni e tutti i link dei miei social. Mi raccomando, seguitemi su Instagram. Nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti. Un saluto, un bacione. E a te, a tutti, ciurma, la giocherina. Ciao!